Ciao amici di Eurofestival Italia, siamo qui a Vienna con i Voltage. Ciao a tutti. Che rappresentano la Romania quest'anno con la traduzione della Capat, che dall'inizio di nuovo è portata in romeno e... Della Capo. Della Capo. La Capo. La Capo. La Capo. La Capo. So, we have a huge Romanian community in Italy. So maybe we can touch from your message. So we can try to talk about that. The message you want to say with that. So there are a lot of children left behind in Romania by their parents who are working abroad, trying to make a better life for them. Our message is that all children should be raised by their parents, not left behind, with a lot of love, and they will grow up nice in their families. So very important to be taken with by their parents, or their parents come back home. Allora gli abbiamo chiesto del messaggio della canzone, di quello che vogliono dire, e ovviamente ci hanno parlato. Noi abbiamo una grande comunità romena in Italia e sono tutte persone che sono partite dalla Romania, che hanno lasciato i loro bambini, i loro figli a casa, e questi ragazzi, questi bambini, insomma, dall'età più piccola fino all'adolescenza, crescono da soli e hanno delle difficoltà e dei traumi a crescere senza l'aiuto dei genitori, senza la presenza dei genitori. E questo è il messaggio che vogliono trasmettere con la loro canzone. So one more thing, we did a lot of different versions of that song in a lot of different languages. We know about there is a reason why you choose to sing it in Romanian on stage and with a little part in English, or maybe you would have preferred some different versions. Think a lot about how should we play this song. All the Romanians want to play for us, sing it in Romania. And not only the Romanians, we got this message from abroad a lot. So many people said, you have this nice language, sounds so nice, you should play in Romania. And we decided that the last chorus to be in English, because it's an international contest and our message can be better understood in English. Allora, hanno detto che si è scelto comunque di portarla in romeno perché gli hanno chiesto in tanti, sia in Romania che anche all'estero. In effetti anche noi preferiamo le versioni in originale. Chiaro che c'è anche la questione del far passare il messaggio, una parte in inglese può rendere più chiaro. Okay, so guys, maybe we finish that. Yeah, almost. So we can thank you for your disponibility. Thank you. Prego. And we wish you a real good rest. Grazie. Okay. Mille grazie.